Buongiorno Roberto, sono Enrica Battifoglia dell'agenzia ANSA. E nel momento in cui tu sei entrato nella stazione spaziale, per la prima volta due italiani sono stati a bordo della stazione. Purtroppo per motivi di disponibilità del satellite non abbiamo potuto vedere il tuo ingresso. Ce lo racconti tu e ci racconti anche l'incontro con Paolo Nespoli, grazie. Le operazioni di avvicinamento e aggancio sono durate circa 3 o 4 ore, poi l'aggancio e le prove per verificare la tenuta della pressurizzazione tra lo shuttle e la stazione, finalmente l'apertura del portellone. In realtà l'apertura del portellone è avvenuta in due fasi. In una prima fase io e il comandante siamo andati per aprire il portellone e rimuovere uno degli esperimenti più importanti della missione, che si chiama Storm. Aperto il portellone ho intravisto con la coda dell'occhio Paolo, che stava dall'altra parte, ci siamo salutati, dopodiché io sono rientrato e siamo andati a mettere via quell'esperimento e c'è stato l'ingresso ufficiale dell'intero equipaggio all'interno della stazione. Il primo effetto passando dallo shuttle alla stazione è molto molto particolare. Siamo in microgravità, tutto galleggia, però in realtà lavoriamo nello shuttle in un ambiente relativamente piccolo e quindi il pavimento rimane il convenzionale pavimento, così il soffitto e così le pareti. Entrare invece all'interno della stazione cambia completamente il tuo modo di lavorare. Lo spazio della stazione è estremamente più grande. E il primo effetto è uscire fuori da un tunnel stretto ed entrare in un ambiente molto grande. E lì c'era, io ero a quel punto l'ultimo, son passato attraverso l'hatch, attraverso il portellone, e Paolo era lì con gli altri 5 membri della ISS Crew, ci siamo salutati ed abbracciati. Sono Vittorio Argento, il giornale Radio Rai. Come sono andati gli esperimenti? AMS, prima di tutto, il cacciatore di antimateria, ma soprattutto anche gli altri piccoli ma non meno importanti esperimenti. AMS è stato installato il quarto giorno. Abbiamo fatto un'operazione doppia, due bracci robotici, quello dello shuttle e quello della stazione. Io e un mio collega Drew Feustel eravamo all'interno dello shuttle per operare il braccio robotico per prendere e prelevare dalla stiva dello shuttle AMS e poi l'abbiamo passato al braccio robotico della stazione. AMS è stato installato. AMS è già acceso, funzionante, già sta trasmettendo i dati, è andato tutto perfettamente. Adesso ovviamente aspettiamo con grande speranza e anticipazione i risultati, le risposte che AMS può dare a tanti dei segreti dell'universo. Con altrettanto piacere ho fatto gli altri esperimenti italiani che sono stati tutti in sequenza accesi a partire dal giorno immediatamente successivo all'aggancio. Ovviamente questi esperimenti adesso sono tutti attivi e funzionanti, funzionano tutti perfettamente. Mario Sileoni della Rai TG2, volevo fare una domanda a Vittori. Lei è ormai un veterano delle missioni spaziali, si riesce ancora a emozionarsi quando si trova lassù oppure per lei è come andare in ufficio come per noi? La mia terza opportunità, due precedentemente in Russia, 2002-2005, è la prima volta che volo sullo shuttle. Ogni missione è un'esperienza unica. Decollare soprattutto con lo shuttle è stato molto differente dal decollare con la Soyuz. Per l'atterraggio ovviamente aspetto e magari le racconterò a posteriori. La stazione spaziale è significativamente cresciuta da quando l'avevo vista l'ultima volta nel 2005. È più che raddoppiata e la cosa che ho piacere potervi dire è che la maggior parte dei nuovi componenti sono di fabbricazione italiana ed europea. Ho qui di fronte a me il Columbus e ho visto e ho lavorato all'interno del PMM, il modulo logistico costruito esclusivamente in Italia.
la cupola stessa è passata per le mani dell'industria italiana, è un gioiello, è stupendo. La cupola dà un'opportunità unica di vedere la Terra in un contesto che prima non era possibile. Ci si affaccia letteralmente con questo esclusivo balcone sulla Terra. Quindi è tutt'altro che routine, ciascuna missione è unica, ciascuna missione ha contenuti operativi e scientifici esclusivi. In particolare questa esperienza con lo shuttle sicuramente è altrettanto bella, quella provata con le Soyuz è altrettanto unica. Sono Angelo Angelastro del TG1, volevo chiedere a Vittori aiutarmi a soddisfare una curiosità. Voi siete meticolosamente addestrati nella fase precedente ai voli e quindi siete in grado di affrontare qualsiasi circostanza. C'è, se è mai capitato e se è capitato, se ce lo può raccontare, qualche occasione in cui bisogna fare appello alle proprie risorse personali, alle proprie conoscenze, alle proprie abilità? L'addestramento sia nel modo di interpretare l'esperienza astronautica russa che americana, il volo è preceduto da un addestramento sistematico, completo, esaustivo. Nel caso specifico della missione STS-134 credo di aver passato 2 anni in addestramento. Detto questo, è impossibile riprodurre sulla Terra la microgravità. È impossibile riprodurre sulla Terra le condizioni particolarissime dell'astronauta che si trova a vivere, a lavorare, a fare ricerca all'esterno dell'atmosfera a bordo di una struttura estremamente particolare come quella che è la Stazione Spaziale Internazionale. Quindi in realtà l'addestramento serve a dare una conoscenza dettagliata e specifica di tutti i sistemi e i sottosistemi, ma in realtà è tutto un tempo reale. Dal momento in cui si spengono i motori e si comincia a galleggiare, il modo in cui l'organismo reagisce e si adatta alla microgravità, alla rapidità, ai processi mentali, tutto questo non può essere provato attraverso addestramento e diventa un tempo reale di dimostrazione dell'astronauta delle sue capacità di adattarsi a quelle particolari condizioni usando facendo tesoro di tutto l'addestramento fatto, però il volo spaziale è un qualche cosa a cui bisogna adattarsi nel momento in cui ci si trova, non è possibile addestrarsi. Ci sono delle eccezioni, per esempio per chi fa attività extraveicolare è possibile addestrarsi sulla Terra attraverso delle tecniche particolari in piscine dove gli astronauti utilizzano delle tute particolarmente equipaggiate che galleggiano all'interno della piscina stessa. Detto questo, è anche vero che l'attrito viscoso dell'acqua rende l'addestramento in piscina simile ma non identico, quindi anche per loro l'esperienza spaziale è unica e l'adattamento deve avvenire in tempo reale. Laura Ceccherini, Sky TG24. Mi piacerebbe conoscere un po' le sue emozioni. C'è un'immagine, un ricordo, un momento che porterà con sé al rientro? Grazie. Avrei voluto avere una macchina fotografica al momento del lancio, quella sicuramente è uno dei momenti più forti di tutta la missione. 2 anni di addestramento, una lunga attesa per il conto alla rovescia, del resto interrotta più di una volta, l'ultimo tentativo di lancio il 29 d'aprile, poi rimandato alla data che poi ha visto il countdown andare a zero. E certamente in quel momento avrei avuto piacere avere una foto, purtroppo non è tecnicamente possibile anche perché lì ci siamo in condizioni estremamente particolari, legati seduti in verticali sulla rampa di lancio, però certamente se avessi potuto quello è l'istante in cui avrei voluto poter immortalare il momento dell'accensione dei motori, che all'interno si caratterizza con un fortissimo
calcio, che è il momento in cui i motori ausiliari si accendono. È altrettanto impressionante, i primi due o tre minuti della corsa sono anche altrettanto impressionanti. Si ha, seppure la visibilità del mondo esterno è limitata, perché guardiamo dritto per dritto verso il cielo, se ci sono nuvole o comunque delle cose con la coda dell'occhio riusciamo a percepire questa incredibile corsa verso il cielo. L'altro momento molto particolare è, una volta arrivati nello spazio, si spengono i motori e questa forte, incredibile, progressiva corsa che ti porta da 0 a 25.000 km all'ora magicamente, improvvisamente si trasforma in una calma assoluta e tutto attorno a te comincia a galleggiare. Anche questo è un altro di quegli attimi che rimangono impressi. Infine, ma dico infine, ma in realtà di momenti ce ne sarebbero tantissimi. Comunque, per rimanere all'interno della ragionevolezza, mi soffermo soltanto sull'incredibile effetto della vista della Terra dallo spazio una volta che arrivati in orbita abbiamo la possibilità di guardare indietro e vedere il nostro pianeta azzurro. Pina Piccirilli, per conto di Giovanni Caprara, il Corriere della Sera. Che impressione ti ha fatto celebrare nello spazio, in un ambiente così extraterrestre, un fatto tanto particolare come i 150 anni dell'Unità d'Italia e svendò tanto lì il tricolore? Una delle cose che faccio con più piacere, anzi cerco ogni volta di non perdere l'opportunità, è guardare fuori dalla cupola quando passiamo sopra l'Italia. È estremamente difficile fare una bella foto perché l'Italia è sempre coperta parzialmente o totalmente da nuvole, quindi continuo a provare sperando di catturare e sorprenderla in un momento in cui posso immortalare nella sua bellezza l'Italia in uno dei tanti passaggi della stazione. La prima cosa che colpisce l'occhio è che l'Italia è l'Italia, è tutta una. E saldamente saldata al continente europeo per tramite delle catene alpine, delle Alpi, e si slancia verso questo bellissimo mar Mediterraneo con la Sardegna e la Sicilia che fanno da contorno. Questa immagine è sempre costantemente con me il simbolico viaggio della bandiera a me consegnata in occasione degli inizi dei festeggiamenti dei 150 anni ulteriormente rafforza questo senso d'Italia, questa voglia di trasmettere l'entusiasmo nel vedere che l'Italia non soltanto è presente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale attraverso l'ESA, ma è protagonista. Come dicevo prima, una significativa percentuale dei moduli qua che compongono la stazione sono di fabbricazione italiana, sono passati per le mani italiane e sono addirittura esclusivamente stati costruiti, finanziati e realizzati dalla nostra industria. Questo è essere qua. Fino a qualche giorno c'era anche Paolo Nespoli, l'ingegner Paolo, oggi a Houston, rientrato a terra, e ovviamente per entrambi è stato un incredibile onore essere consapevoli di questo importante ruolo italiano attraverso l'Agenzia Spaziale Europea e direttamente con NASA. Thank you, ISS. That concludes the event at ASI.